Ciao raga, bentornati e bentrovati sul mio canale YouTube. Oggi siamo qui con un altro episodio del Play Like a Pro. Dopo le tattiche di settimana scorsa che abbiamo visto insieme, la Bibbia del 5-3-2 di Dulle e Mike. Oggi terzo appuntamento in compagnia del nostro Lucio, quindi ci andremo a far spiegare un po' da lui quelle che sono le tattiche, i segreti che l'hanno portato alla vittoria dell'ultimo Major di casa EA. Quindi un Play Like a Pro speciale con la voce del diretto interessato che ci racconterà un po' tutti i suoi segreti. Quindi passiamo subito sulla schermata della squadra, che vedete anche la squadretta che ho fatto in anteprima, e ci andiamo a vedere le sue tattiche, dove troveremo anche il buon Lucio ad attenderci. Quindi al solito magico cambio di scena, eccoci qua. Lucio, Ciao ben raga, trovato. ciao ciao a tutti, ci siamo. Sei pronto? Andiamo a svelare qualche Esatto, trucchetto oggi, bravo. andiamo a svelare, dai. Perché delle domande me ne hanno fatte tante. Tipo oggi in live mi hanno detto: ma secondo te Lucio usa palla lunga, usa quell'altro? E ho detto: raga, Ora sveliamo vedrete, vedrete, questi trucchetti, ci vedrete. sta. Allora, direi di partire subito dal 4-4-2 tuo Dai, famoso, quello usato in qualifica, sì, ci vai, sta. raccontacelo tu. Vabbè, sarebbe quello con i CDC, 4-4-2 con i CDC. Molti mi fanno la domanda che cosa uso agli attaccanti, perché fanno inserimenti. Allora, innanzitutto nelle istruzioni uso inserisciti alle spalle e poi come consiglio sempre di premere L2 e quelli prendono e viaggiano verso E avanti. scattano, esatto. Agli esterni niente, gli esterni quando si inseriscono, regà, è solo con L1, si inseriscono perché gli premete L1. E CDC invece uso intercetta linea di passaggio, resta dietro in attacco e copertura al centro perché così difendono top e magari invece li faccio salire io in automa in man manualmente quando devono giocare in attacco. E poi terzini resta dietro in attacco classico. Queste sono classiche istruzioni che Da sono fondamentali. 4-4-2. Sì, sono fondamentali. Poi, per quanto riguarda invece le tattiche vere e proprie, raccontacele un po'. Ah, nelle tattiche vere e proprie uso 4 di ampiezza in equilibrato in difensiva e 7 di profondità, perché sono abituato a giocare con la difesa alta e poi soprattutto non so se avete mai visto quando a volte la difesa si schiaccia e sale da solo, è Esatto. perché c'è la profondità alta e secondo me è importantissimo perché mette in fuori gioco i difensori e quindi vi risolve un sacco di problemi. Penso di Quindi avergli fatto una testa non tanta di più con questa cosa della profondità 7 che spamma la trappola del fuorigioco. Ti dico, io ho provato 8 in questi giorni, però come va? 8 mi sembrava che i terzini in particolare fossero un po' troppo indisciplinati, quindi l'ho Può essere. portata a 7 un'altra volta. Secondo me o 6 o 7 ci sta perché la squadra sale e mette in fuori gioco gli altri del Esatto. top. Mentre attacco sempre equilibrato, però ampiezza 4 e giocatori in area 4. Perché se no, se si inseriscono pure CDC, è la fine e devo prendere solo contropiede ogni azione. Quindi con 4 mi rimangono fuori area e poi effettuare pure un buon pressing. E poi angoli 2 e punizioni 3. Su angoli 2 perché sennò si prendono troppi contropiedi se mettete 3 o 4. Quindi vi consiglio di tenere 2. Secondo Esatto, c'è me chi è addirittura top. mette uno, ma due secondo me è una buona via di mezzo Sì, sotto è questo un'ottima punto via di di vista. mezzo. Anche perché con uno spesso ti ritrovi che sei solo con i difensori là davanti e sei costretto a perdere la palla. Invece con 2 ci sono, c'è anche sempre un attaccante fuori. Quindi è Esatto. top. Quindi questo è il modulo tuo, diciamo, di Predefinito. punta che ti ha portato alla vittoria che hai usato, penso, sia durante la qualifica che durante il torneo poi vero e proprio. Sì, ho usato tutto il tempo il 4-4-2 con CDC, sia in qualifica che al torneo. Però io so che tu stai testando anche Ciao. il 4-4-2, quello con i CC, quello che sto Sì. utilizzando pure io. Come mai? Perché in fase offensiva c'è quel qualcosa in più. Cioè, non so se avete mai notato che a volte il centrocampista sale e mette, in pratica si prende l'uomo, si prende il terzino e l'esterno all'altro lato rimane da solo. Quindi che succede? Tu cambi, fai esterno, la passi al centrocampista ed una volta che sei al centrocampista ti si è liberato lo spazio sull'altro esterno. Fai triangolo su quell'esterno e tira ad incrociare. Segni un sacco di volte così. Esatto. Infatti sto iniziando a provarlo, magari in fase difensiva si soffre un po' di più, Vero, vero. Però in fase offensiva è veramente tanta, tanta, tanta roba. Secondo me è Vediamo un più po' top. le istruzioni. Istruzioni, allora,
Ai terzini sempre a resta dietro perché senza tenere resta dietro in attacco è finita. E ai due centrocampisti, a entrambi resta dietro in attacco e copertura al centro, che è già impostata copertura al centro, mi sa. Esatto. Solo che non c'è intercetta di linee di passaggio, a differenza dei CDC. Agli esterni teniamo messo niente, come al solito, e i due attaccanti inseriti alle spalle. Magari se avete difficoltà, dato che questo modulo vi dà meno profondità, potete mettere tipo, come si dice, fai salire la squadra ad Sì, tipo una delle falso due 9. punte, Per che esempio lo usavo magari l'anno scorso un botto quello. sì, secondo me può essere utile perché a volte magari stai schiacciato e ti conviene che fai tornare all'indietro un po' l'attaccante, però ovviamente se invece riuscite a uscirvene bene col possesso e tutto, secondo me è più forte in fase offensiva. Sì, quest'anno io preferisco inserisciti alle spalle perché rispetto all'anno scorso, quando era meglio che uno dei due attaccanti venisse fuori per dare poi palla dentro e girarti, quest'anno invece avere tutti e due gli attaccanti dentro che magari minacciano perché con tutti questi autoblocchi non c'è la possibilità tanto di prenderti e girare, quindi pure io quest'anno ho switchato a inserisciti alle spalle a entrambi. Tattiche No, ma ci sta. Le invece vedo che sono le standard, stesse. sì. Sì, le stesse, Quindi le stesse. sono quelle collaudate. Sì, no, qui le tattiche. Se mi metto a cambiare pure le tattiche, è finita poi. Ci sta. Sì. E poi vedevo invece che dopo il Aspetta, 4-4. Dici, dici. un consiglio. Se usate il 4-4-2 non con i CDC, perché magari mi è capitato che all'inizio parto col 4-4-2 con i CDC. E se sto perdendo, metto quello con i CC, ok. Però se sto perdendo e tipo inizia ad essere il 70esimo, a volte, ma proprio a volte, dato che sto all'inizio ad usarlo, ho iniziato ad usare il pressing sul primo controllo. Ok, quindi qualora devi Perché recuperare. ed è tipo nei minuti finali, Ok. perché quello già i CC sono alti. Se vanno pure in pressing automatico, o quello la lancia lunga, o rischi di recuperare sempre la palla altissimo con i CC che già stanno alti in fase di pressione con questo modulo. Ok, E secondo me è ci sta, meglio. ci sta. Mentre con i CDC magari ci mettono più tempo ad Sì, perché accorciare i c'è più CDC. distanza tra i reparti là in quel Sì, caso. è Ed è anche verissimo. meglio piuttosto che attivare il pressing costante perché con quello Sì. costante della levetta si inizia a muovere No. tutta la squadra, No, quindi. ma anche se tipo usi il pressing costante dalle tattiche è finita perché i DC vanno in pressing e ti Esatto, si apre tutto, è esatto. difficile. Bene, bello, questo mi è piaciuto, lo proverò anche io questo Dai. tip. Vedevo poi dopo il 4-4-2 un modulo che insomma molti conoscono visto che Olly ci gioca da 23 anni Il rombo. è il rombo che io immagino lo usi per comunque cercare di recuperare le partite questo. Sì, quando non trovo gli spazi è secondo me il modulo più forte questo, perché ti permette di giocare sia al centro che sugli esterni. È top perché, vabbè, ora ve lo spiego. In pratica, se andate su istruzioni, io metto resta dietro in attacco i due terzini, ma in game premo freccetta in sopra, freccetta a sinistra, e Esatto. con questo in pratica i terzini sono offensivi perché è proprio istruzione offensiva, terzini offensivi. Voi vi dite allora perché non metti attacca nelle istruzioni? Per il semplice fatto che se sto vincendo, levo terzini offensivi, continuo a giocare col 4-1-2-1-2, solo che i terzini rimangono dietro. Esatto, perfetto, giusto, perché altrimenti Ecco, è dovresti questo. sennò stare lì a Sì. mettere sempre pausa a cambiare Dovrei mettere sempre le pause, sarebbe un casino. istruzioni. Poi Esatto. al CDC ho intercetta linea di passaggio, resta dietro e copertura al centro. Poi che ho fatto? Sì, qua potete fare come volete, potete tenere o attacco equilibrato ad entrambi i CC, oppure se magari usate, dato che di solito usate il 4-4-2 e quindi avete un attaccante in più, magari all'attaccante potete mettere avanza. All'attaccante mettete avanza, che così è forte in fase offensiva e viene uscita al top. Io, questo è a vostra scelta, come preferite voi. Al trequartista, niente. Mentre alle due punte, sempre inserisci dalle spalle. Perché pure in questo modulo la profondità è importante. Premi L1 e puoi fare filtranti arrivando in porta facilmente. Anche perché qua i filtranti non sono da esterno attaccante, ma spesso sono CC attaccante. Quindi vengono Esatto, ancora più in zona fatti meglio. centrale.
Poi Sì. qui è molto versatile perché soprattutto avendo come modulo di base il 4-4-2, magari ti può venire facile sostituire uno dei due esterni mettendo una TAL, per dirti che ti fa bene pure il CC e poi qualora magari hai recuperato la partita e vuoi tornare al 4-4-2, a TAL ti fa bene anche l'esterno tranquillamente, per farti un esempio. Quindi ci sta, è Giusto. molto molto versatile ed è un modulo che pure a me piace per recuperare i game. Bene, poi vedevo come last one il più criticato di tutti, il 5-3-2, qui il lato scuro della forza, se non puoi batterli, unisciti a loro. Giusto. Ok. Qui disamina un po' particolare sul 5-3-2. Ok. Perché secondo me un esterno offensivo va messo terzino. Nel senso, se avete un Vieira in mezzo al campo, non lo dovete mettere DC. Dovete mettere il terzino difensore centrale, lasciare sempre Vieira in mezzo al campo e magari l'esterno del 4-4-2 lo mettete terzino. Esatto, ci sta. Perché così, perché il 5-3-2, oltre ad essere fortissimo in fase difensiva, ti deve dare la forza sugli esterni. Perché tu in pratica attacchi centralmente, ma sai che quando si inseriscono i due esterni stanno larghissimi e apri le squadre, giocando cent dal centro andando sull'esterno. E poi ovviamente è tutto situational place, dipende sempre da come è posizionata la Certo. difesa e tutto. L'istruzione, stesso trick del 4-1-2-1-2. Resta dietro in attacco, però in game, freccetta in su, Terzini freccetta a sinistra, offensivi, con licenza di terzini uccidere. offensivi. Poi così, e nel caso poi al 70esimo state sopra, terzini offensivi via e si difende, tutti bunkerati, addio. Ok. Nei 3CC che ho fatto, tengo un attaccante del 4-4-2, ovvero un esterno in questo caso, e gli metto avanza. Ad uno va messo avanza, mentre gli altri due resta dietro in attacco. Ad esempio, facciamo caso che avete un 4-4-2 con Mbappé, Ronaldo, Neymar e Rashford. Ok, Rashford lo dovete mettere esterno in uno dei due lati, o destro a sinistra. Il terzino va centrale. Neymar o Mbappé in mezzo al campo, chi preferite, lo mettete con l'istruzione avanza. E gli altri due DC li mettete, resta dietro in attacco, copertura al centro, classico. Così tenete sia fase difensiva che fase offensiva. E i due attaccanti sempre inseriti alle Per spalle. i nostri filtrantoni epici. Sì. Quest'anno vanno i filtranti e vanno usati. Esatto. E beh, comunque queste erano tattiche che tu utilizzavi già prima della patch o dopo la patch hai aggiustato qualcosina? Allora, il 4-4-2. No, lo usavo pre-patch anche così, quello con i CDC. Il 4-4-2 l'ho iniziato a provare dopo il torneo. Perché prima non avevo il tempo per provarlo. 4-1-2-1-2 lo uso da pre-patch. E le tattiche sono, cioè, secondo me, molto molto forte. Perché alcune partite che ti sembra che tu non riesca a giocare, riesci a trovare degli spazi che prima non c'erano. Perché gli inserimenti sono totalmente diversi. I giocatori fanno degli inserimenti veramente particolari. E che sono fortissimi, secondo me. Mentre invece il 5-3-2 è tutto nuovo. Le tattiche sono un po' copiate da Dulle e Mike, onestamente. Che però lui usa tipo terzini offensivi direttamente. Io invece ho messo. Metto resta dietro in attacco e poi lo attivo dal Ci sta, gioco. che Così. è più furba come cosa, così non stai là a schiacciare start, anche perché di pause ne hai tre, invece lì basta E poi semplicemente. magari al 70esimo stai vincendo, quello stai un attimo bevendo, quello ti preme subito X. Al posto, e non puoi mettere resta dietro in attacco subito i terzini. Quindi basta invece che togli i terzini offensivi e tieni resta dietro in attacco. Quindi Perfetto, te ne esci meglio. giustissimo. Bene, quindi diciamo che abbiamo fatto un excursus totale, quindi su modulo di base, modulo di recupero game, modulo di difesa del game, voglio dire, avete raga, tanto di quel materiale dal quale poter prendere spunto che veramente, insomma, secondo me, dobbiamo solo che ringraziare il buon Lucione per essere stato qui Niente. e spiegarci tutto nei minimi dettagli. E Lucio è volato sto tempo insieme. Devo dire che concludiamo questi 3 giorni che insomma mi ha fatto piacere passare insieme anche perché
Insomma, è doveroso porre attenzione su chi ha riportato l'Italia così in alto dopo l'ultima vittoria, che se non erro risale a FIFA 19 con Danilf, di un evento vero e proprio. Quindi ancora GG per il torneo. In bocca Grazie. al lupo per tutti i prossimi appuntamenti, visto che sappiamo che questo sarà un mese bello carico. E speriamo che in Champions, dove ho scoperto che devo giocare, in fase 2 non ci si becca perché è una squadra che non è una squadra. Giusto, vabbè. Quindi niente, Lucio, grazie ancora per la Niente. compagnia. E raga, io vi saluto, vi ricordo di lasciare un like e un commento. Iscrivetevi al canale che stiamo andando una bomba. Trovate anche tutti i riferimenti del Twitch e l'Instagram di Lucio. Mi raccomando, andatelo a seguire. E nulla, raga, io vi saluto. Un salutone pure da Lucio. Bella. E niente, ragazzi. Ciao ciao.